Il convitto tanto atteso sta per prendere forma. La provincia di Pesaro Urbino si è aggiudicata un finanziamento di 3 milioni e 700 mila euro per realizzare il nuovo convitto dell'Istituto Agrario Cecchi. Un risultato importantissimo per la scuola di Villa Caprile, che ora avrà una nuova struttura di due piani con 16 camere, bagni e 48 posti letto per i suoi studenti forestieri. Questa è veramente un'opportunità, penso, alquanto importante, non solo per l'Istituto Agrario Cecchi, ma per il pesarese, per la città di Pesaro. Avere un convitto nuovo dopo, penso, circa 30 anni che questa scuola lo aspetta, sia un'occasione veramente importante e che possa creare le migliori condizioni per far sì che questa scuola sia sempre più legata al territorio, sempre più attenta alle esigenze dell'utenza e che possa dare in una maniera ancora più incisiva le risposte adeguate alle istanze sia del mondo produttivo, sia delle famiglie, sia del territorio. Il progetto per l'ampliamento del Cecchi ha conquistato il primo posto nella graduatoria 2020 del piano regionale triennale 2018-2020 per l'edilizia scolastica. Un ampliamento che si inserisce in un progetto complessivo di circa 10 milioni di euro che prevede anche la creazione di un nuovo edificio scolastico con 11 nuove aule, uffici e una palestra con servizi e spogliatoi. Ora il nuovo convitto sostituirà l'attuale dimora per studenti che presenta diverse carenze sempre più inadeguate al continuo dinamismo di nuove iscrizioni al Cecchi. La struttura ha alcune difficoltà, nel senso le camere, ci sono interventi continui, porte, camere, la pavimentazione, ovviamente è una struttura che avrebbe bisogno di essere completamente rinnovata, anche perché le esigenze dei ragazzi sono sempre più complesse, sempre più particolari. Io penso che questa sia una scuola che sappia cogliere le istanze del territorio. È una scuola ben radicata e ha saputo cogliere quelle che sono le opportunità che vengono anche dai vari assetti del mondo produttivo. Siamo una scuola che collabora con circa 300 aziende, non solo del territorio pesarese, ma del territorio della Bassa Romagna, il territorio della provincia di Ancona. E quindi ci sono collegamenti, ci sono risposte e inoltre i nostri studenti, oltre ad acquisire competenze non solo a livello culturale, ma competenze professionalizzanti, acquisiscono gli strumenti, i contenuti e dei saperi che permettono loro di iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria o altrimenti essere inseriti immediatamente nel mondo del lavoro.